Brasato di manzo con verdure. Un chilo di scamone di manzo. Ma che cos'è? Le... è un pezzo di carne. Dice, chiedete lo scamone. Vabbè, guarda là, guarda là. Tre coste di sedano, due carote, due cipolle, una rossa e una dorata, una bianca. Perché guarda là, guarda là, guarda là. 750 grammi di vino, cioè cc, centimetri cubi, di un bel vino corposo. Non deve essere... Centilitri. Di un bel vino corposo. Allora si fa il brasato con... il Barolo, ma se usate anche un primitivo, un bel vino primitivo corposo, di Manduria. Corposo, l'hai detto, corposo! All'oro, chiodo di grofono, un pezzetto di cannella, non una stecca di cannella. Ma no, all'oro, all'oro, foglie di lauro. Ma io che ho detto, scusa? No, all'oro! Hai fatto la battuta, ho capito. Benissimo, un po' di olio di oliva. Sai perché si chiama brasato? Ah, già hai finito gli ingredienti? E quello è. Allora, pelate, carote, sai perché si chiama brasato? No, non lo so perché. Perché si brasa. Ah, ecco. È talmente facile. Alloro, due chiodi di garofano, un pezzetto di cannella, non una stecca, proprio poco, va aromatizzato poco. Ecco, questo è già troppo, vedi? Mettine di meno. E non ho messo di meno. Tanto gli ingredienti sei tu che si fa scaldare. Li decidono loro. Ho già messa qua. Grazie. Questi pezzi possono essere tagliati grossolanamente, perché poi dopo si squagliano. Ah, si liquefano. No, si squagliano. Si liquefano, l'ho detto io. They liquefy the pieces of vegetables. Vegetable and onion and carrots. No. Questo oiaccio. Celery. They liquefy. They will melt. In the juice. Perché qua juice nel sughetto. Perché quanto tempo deve cuocere questo brasato? Guarda, 3 ore. Sì. 3 ore? Sì. Ma è perché deve cuocere piano piano, sì. Allora noi ci mettiamo una cipolla rossa. E anche una la cipolla bianca. Rossa. Tieni. Sì. È già tagliata? Allora la taglio io questa qua, togli. Fai attenzione che mi fa impressione. Sì, non ti preoccupare. No, pezzi grossi. Non ti preoccupare. Vabbè, basta così. Non ti preoccupare, faccio mi vedi io. Preoccupato? Guarda che faccio no, sereno. Basta così. Una volta che sto fritto un pochino. Bello. Mm-hmm. Mettete il vino bello corposo. Fantastico. Bello. Un litro, Andy? Una bottiglia. Per esempio. 750. Un litro? Beh, e poi si mette a coprire. Non possiamo aspettare qua 4 no, ore che si ma fa, si prendiamo può, quello che è già fatto, così glielo facciamo mi serve vedere. Un forchetto. E ti serve guarda, anche guarda un piatto? Guarda come l'hai lasciato. Ma ti serve anche un piatto? Qua sopra lo vuoi mettere? Lo vuoi mangiare direttamente dalla padella? No, lo vuoi mettere qua sopra o anche da bere sul tagliere? Sul tagliere va bene. E allora aspetta un momento che lo sciacquo, lo pulisco, perché noi dobbiamo essere puliti. Siamo perché la puliti. Cucina è prima di tutto pulizia. Pulizia! Ecco qua. Allora. Eccoci. Allora adesso bisogna stare in silenzio perché lui deve tagliare con quella bella calma. E quando gli uomini tagliano. Senti, ma questo è del nord, questo brasato. È un piatto del sì, nord. È un po' piemontese. Allora me lo potevi dire prima ma che per parlavo... Ma quelli del nord sono tutti di Brescia, scusa. Puritona di Brescia o di un brasato che si può mangiare con la... pulenta! Sì. Mangiamocelo con la pulenta! Mamma mia, ma con che cosa si può mangiare il brasato? Accompagnato da che, Andy? La pulenta. Allora ho detto bene io! Pure pulenta. Di patate? Ho il purè di patate! Signora! Osti. Signora! Cos'è che fai lì? Cos'è Marisa, che stai facendo lì? Guarda che bella cottura che c'è questa casa! Meraviglioso, ti prendo un piatto! Grazie! Allora, il buono poi di questa... di questo piatto mi sta facendo salivare, guarda. Madonna, anche a me piace troppo. Senti, e poi ci mettiamo anche naturalmente certo. Un cucchiaio di sughetto sopra. Perché quello buono è quello. Questa è la cosa meravigliosa. È la cosa più buona di tutte. E poi la parte veramente più buona è il culetto. Quello me lo mangio io. Ti lascio un pezzetto. Non ti azzardare a mangiartelo tu. Perché quello piace a me. Già l'ha mangiato, guarda. È una cosa incredibile. Non tanto. Il giusto. Perché è già bello saporito. Lo mettiamo intorno o sopra? Come preferisce lei? Io lo metto sia intorno perché io adoro il sugo. Io a me piace assai il sugo. Intingoli. Ecco qua, il brasato è pronto!